Ramone Antonino. Allora, lei è imputato... Antonio. Ma risulta quasi sempre Antonino. Comunque Antonino, Antonio, non... Antonio. Sì. Imputato di quegli articoli 416, 416 bis, codice penale, 71 e 75 della legge numero 685 del 75. Leggiamo gli interrogatori. Cioè, veramente, lei un vero e proprio interrogatorio non l'ha reso. No. Comunque, è stato ascoltato dal giudice tuttore. Sì, siccome non c'era l'avvocato, ci siamo messi d'accordo in quella maniera. Sì, lei ha dichiarato in data 9 ottobre 84, interrogato a Roma, di protesto innocente dei reati contestatemi, Tommaso Buscetta, la persona che mi accusa, mente nei miei riguardi. Per il resto mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Poi è stato interrogato il 26 ottobre 1984. Ho chiesto di conferire con la signora vostra per lamentare una situazione carceraria per me insostenibile, in considerazione delle vessazioni cui sono stato sottoposto da detenuti compagni di cella che tendono ad emarginarmi e a mettere in giro sul mio conto sospetti di ogni genere, alimentati dalla connivenza di qualche funzionario che vuole strafare. Mi riservo di essere più preciso in seguito dopo di aver parlato con il mio avvocato. Il giudice tuttore le invia l'interrogatorio a data da destinarsi. 9 novembre 1984, ribadisco la mia indisponibilità a riferire sui dettagli quanto ho già detto genericamente nel mio precedente interrogatorio. In ordine a quanto accade in carcere ai miei danni, data l'assenza del mio difensore. ...15 gennaio 1985, la signora vostra mi esibisce la lettera a mia firma del 19-12-84 con la quale chiedo di essere posto a confronto con Tommaso Buscetta, dichiarando che in questo caso rinuncerò alla facoltà concessa dalla legge di astenermi dal rispondere. Ciò ho chiesto in quanto, nelle accuse rivoltemi dal Buscetta, ho avuto conoscenza dalla lettura della motivazione del mandato di cattura e ritengo che, interrogato in contraddittorio con Buscetta medesimo, potrò meglio chiarire le mie posizioni e il giudice avrà maggiore possibilità di convincimento. Allorché spedì la lettera alla signora Bossia, sconoscevo che il Buscetta era stato estradato temporaneamente negli USA, circostanza che appresi qualche giorno dopo dalla televisione. Se comunque il confronto fosse ancora possibile, dopo il rientro del Buscetta in Italia, ovvero se vi è possibilità legale con un mio temporaneo trasferimento negli USA, io insisto perché venga effettuato. Preferirei comunque che il confronto avvenisse in Italia. Questi sono gli interrogatori. Lei li conferma per la parte? Sì. Li conferma. Dunque, che altro da aggiungere? Sì, aspetto che la signoria Boscia mi fa delle domande. Io no, a prescindere dalle domande che le faccio, lei vuole aggiungere qualche cosa spontaneamente? Prima inizia l'interrogatorio, poi man mano, è vero. Dunque, lei conosceva Salvatore Greco, detto Cicchiteddu? Sì. L'ha conosciuto quando? Quando nel 1942 mi sono fatto fidanzato con una cugina sua. E in quell'occasione l'avrò visto un paio di volte. Bontate e Inserillo le ha conosciuti? Bontate chi? Stefano Bontate. Stefano Bontate era mio coimputato nel processo di 114 e l'ho visto una settimana o poco più all'infermeria, perché poi durante la carcerazione lui era in una sezione, io in un'altra, e quindi non ci siamo mai incontrati. All'infermeria l'ho conosciuto, siamo stati 10 giorni assieme. E Salvatore Inserillo? Mai. Non l'ha mai conosciuto? Non l'ha conosciuto. Il Buscetta quando l'ha conosciuto? Buscetta l'ho conosciuto esattamente nel 72 quando è stato estradato al Brasile. Io mi trovavo all'infermeria di questo carcere, Lucciardone, e lui è venuto a finire esattamente nella mia cella. Da lì siamo stati 8-10 mesi assieme, sempre nella medesima cella, sino al giorno che io sono stato assolto con formula pena da quel processo e sono uscito. Prima non l'aveva visto mai? Non l'avevo mai visto.
e non ha partecipato a un pranzo dato da Stefano Bontate quando è partito il Buscetta? No, signore. E in Brasile ha incontrato un Buscetta? In Brasile ci sono state delle telefonate. Col Buscetta? Col Buscetta. Anzi, per essere più preciso, voglio un po' illustrare la conoscenza di Buscetta. Noi ci siamo conosciuti qua a Luciardone, come un momento fa ho detto, è vero. Lui è stradato dal Brasile, io a quell'epoca avevo la cittadinanza del Brasile, cittadinanza che aveva avuto nel 70. Allora, in Brasile, dopo un po' di giorni siamo entrati in confidenza, questo qui mi dice che in Brasile aveva una, se era moglie o non era moglie a quell'epoca, che poi è diventata sua moglie, e aveva un bambino. E allora proprio mi ha detto con l'espressione del siciliano se poteva ricevere l'onore di tenere a battesimo questo bambino. Lui, da parte sua? Da parte mia. Io accetto, è vero, perché non potevo nemmeno rifiutare, in quanto da noi, rifiutare il comparato è un'offesa grossissima. Pertanto io ho accettato. Il battesimo dovevo farlo io, perché lui in prospettiva, è vero, non aveva di uscire recentemente, come in effetti sino all'80 è stato dentro. Che lui preparava la sua famiglia, è vero, preparava tutti, il battesimo, poi il fratello, un fratello suo, mi doveva dare, cioè io dovevo chiedere a suo fratello l'indirizzo di questa signora col bambino, è vero, e io mi recavo là, avvertendolo, poi fissando la data di questo battesimo, cosa che io non ho fatto. Quando me ne sono andato, sono uscito dalle carceri con la formula piena, allora nel 70, facciamo un po' di marcia indietro, quando sono stato assolto per il processo di Catanzaro, sempre con la formula piena, fu la fine del 68. Nel 70, prima del 70, mi infliggono il soggiorno obbligato per 5 anni, è vero? 5 anni, poi io al 71, i primi del 71, sono andato al soggiorno obbligato. Sì. Vuol dire, venendo dal Brasile. Tornando dal Brasile, ero in un bivio se dovevo portare la mia famiglia in Brasile oppure andare a scontare questi 5 anni. Opto per la seconda A. E quindi nei primi di gennaio del 1971, direttamente dal Brasile, me ne sono andato al soggiorno obbligato a San Giorgio a Cremano allora. E non ci fu né scandalo, né parlare nei giornali, né niente. Fu una cosa normale, non è successo niente. Dopo 6 mesi di soggiorno obbligato, è vero, fui trasferito da San Giorgio a Cremano a Sagile. Dopo una settimana mi mettono nel processo dei 114. Quindi io dal 63 al 71 ero in Brasile. Mi danno 5 anni di soggiorno, ritorno dal Brasile, me ne vado al soggiorno, sto 6 mesi là, mi mettono in un altro processo. Esattamente è stata la storia che qui l'ho sentito, che è capitata al padre di un imputato, mi pare un avvocato, la medesima storia, assolto con formula piena, 5 anni di soggiorno. Quindi a questo punto, quando io ora esco dal secondo processo, dico è ora di farla finita con l'Italia. E quindi io me ne vado in Brasile. È vero. Quindi lei andò in Brasile con tutta la famiglia. Quando ci andò? Alla fine del agosto del 74. In Brasile, con tutta la famiglia. La mia famiglia tuttora è là, moglie e figli. Lei era stato già in Brasile? Sì, dal 63 al 71 sempre in Brasile sono stato, tanto che ho avuto la cittadinanza brasiliana. E che attività ha svolto in Brasile? Inizialmente, quando sono arrivato in Brasile, avevo attività di stoffe, più o meno. Stoffe che compravo io, per dire, all'ingrosso e la rivendevo, è vero, a quelle che andavano fuori, a quelle che fanno i pacchi. Poi, a poco, abbiamo... Fanno i? I pacchi? I pacchi napoletani, questi... Ah, le...
Ho capito, va bene. Ora poi, a poco abbiamo ingrandito questa attività. Siccome in Brasile ci sono i periodi delle piogge, che là non, cioè, 4 mesi stanno isolati, allora facevamo una specie di approvvigionamento un poco anticipato per poter vendere in quei periodi quando è vero non, nessuno poteva né uscire né entrare di quei luoghi. Quindi era un lavoro abbastanza ripetitivo. Poi mi sono occupato anche di piccole costruzioni e vendita, compravo e vendevo pezzettini di terreno, che allora nel Brasile c'era il boom della costruzione. Praticamente avevo quell'attività più la vendita dei terreni, più la costruzione di villine, insomma non costruzione di palazzi. Questo, e poi in ultimo anche col commercio di questo antiquariato, perché avevo un socio che era ebreo. Questo qui sino al 71. Mentre quando poi sono ritornato al 74 mi sono messo nelle costruzioni un po' di un certo valore. E ora, lei ha deciso di ritornare nel 1971 in Italia? In Italia? Sì. Lei l'ha detto poco fa, no? Sì. Ma per quale motivo? Che sono tornato in Italia? Sì. E perché dovevo fare? O portarmi la famiglia in Brasile, come ho detto, è vero? O andarmi a scontare i cinque anni di soggiorno obbligato. E lei di fronte a questa alternativa ha preferito... Ho preferito di non spostare con la famiglia. Ma poi l'ha portato in Brasile? E quando ho visto che era una persecuzione, quando ho visto che non avevo via d'uscita, la seconda volta me ne sono andato con tutta la famiglia. Va bene, allora senta, se vogliamo... diceva il contenuto di queste telefonate. Ora se vogliamo continuare la storia di Buscetta, sì. Giusto? Sì, sì. Quindi il comparato, io me ne sono andato in Brasile, è vero, non ho cercato il fratello per l'indirizzo della cognata, ne ho cercato niente, è vero, io mi sono fatto la mia vita con tutti i sacrifici che comporta spostare una famiglia dove, per dire, la moglie non era uscita né nella stessa strada per andare in una nazione dove non c'era... Che cos'è, un'intervista? No, non si capisce perché è una notizia in spagnolo. Comunque la parte che mi riguarda, signor Presidente, solo la parte che mi riguarda è scritta in portoghese, ma io la leggo in italiano. La relazione costava Tambeo o Antonio della relazione, era incluso pure il nome di Salamone Antonio. Attualmente Tito come un dos principali nemico di Buscetta, attualmente considerato uno dei principali nemici di Buscetta. Sì. E poi finisce, diciamo, tutta la storia. Ora, qua sono il principale nemico di Buscetta, mentre Buscetta quando arriva qua, credo che nel primo giorno o il secondo giorno, il Buscetta dice che il migliore amico che lui ha è Salamone Antonio. Se mi permette, sì. È vero. Ce n'è parecchi, ma ne leggo solo una e poi un'altra. Questo è un giornale? Quello che sarebbe il... Sì, la dichiarazione. Il giornale, sì, quello... Vabbè, l'interrogatorio. Presidente, come mai Salamone fece rientro in Italia? A me sembra strano perché Salamone in Brasile non viveva con un passaporto falso né usava una identità falsa. Salamone in Brasile era cittadino brasiliano e aveva un passaporto brasiliano e si chiamava Salamone Antonio. Il Presidente che attività svolgeva? Costruzione, io l'ho visto, abitava in un palazzo costruito da lui. Questa era un'attività florida, era un'attività che gli andava bene. Credo che gli andava bene. Presidente, come mai fece il rientro in Italia? Buscetta, per me è inspiegabile. Non posso in questa corte dire tutto quello che ho saputo dopo, perché sono cose che riguardano altri processi che io ho sentito, che io ho saputo, ma io adesso ho la certezza matematica. Parlo di certezza che il Salamone Antonio si è allontanato dal Brasile per non collaborare ad uccidere.
eravamo molti amici, io rispettavo molto Antonio Salamone, avevo per lui una considerazione grandissima, perché una persona saggia, e lo era una persona saggia, e una persona tranquilla, non si prestava a falsità, avevo dell'ammirazione per lui. Questo è interrogatorio del 7. Io ad onor del vero ho potuto avere tutto a mia disposizione ed io ne avevo tanto tempo, io avevo tanto interesse di sentire Salamone al telefono con il fratello. La mia non era semplice curiosità, perché come ho detto ieri, io ero stato un grande amico con Salamone. Io volevo sentire la partecipazione di Salamone nella scomparsa dei miei figli e devo dire che mi ha dato sollievo il sapere il comportamento di Salamone, anche se i signori vincenti adotteranno dei provvedimenti contro Salamone. Io non so se sto facendo bene a Salamone in quanto in questo momento. A me fa piacere per il mio io sentire da Salamone che lui non ha voluto partecipare alla mia esecuzione, lui ha voluto estranearsi, lui ha lottato contro il fratello, in ogni modo il resto non ci interessa. Comunque lui qua, è vero, si è sentito risollevare quando lui ha letto con interesse, è vero, per sapere che ruolo poteva avere io nella scomparsa dei suoi figli. Era, e non era semplice curiosità, signor Presidente. A pagina 86 dell'interrogatorio ci ho premesso il Salamone che non aveva problemi finanziari, che non sarebbe mai stato estradato in Italia per la violazione del soggiorno obbligato e che viveva in Brasile col suo vero nome e senza avere alcuna pendenza con la giustizia brasiliana, decide improvvisamente alla fine dell'82 di allontanarsi dal Brasile. Preciso meglio che quando nel settembre 82 furono fatti scomparire i miei figli Benedetto e Antonio, egli non si trovava più in Brasile. Signor Presidente, tutta la benevolenza, tutta l'amicizia e tutto il benvolere, lui, è vero, il giudice istruttore a me non mi ha dato la scomparsa dei figli di Buscetta perché non ha rilevato gli estremi, però non è mancato per questo grande amico di Buscetta, è vero, di dire al giudice quando sono scomparsi i miei figli Salamone non era più in Brasile. Lei era in Brasile o non era in Brasile in quel periodo? In quel periodo avevo dietro che tutto il mese di settembre. Era? Avevo la dea dietro che mi ha messo lui stesso, perché ora ne sono convinto che è stato lui. Perché io. Ah, la dea? Sì, nel mese avevo per 5-6 mesi la dea dietro. E le devo dire pure questo che è stato. Lei in Brasile ha avuto. Dalla parte della dea è stato, diciamo, sono venuti da lei quelli. Ma da... assolutamente, qua è due volte che sono venuto con mia moglie in Europa. Che non, no, noi no, in... non ho capito quello che ha detto, lo vuole ripetere? Lei ha detto avevo la dea dietro. Nel mese di settembre. Se non ho capito male. Sì, no, nel mese di settembre la signoria Vostra mi ha chiesto lei dove era in Brasile. Mi trovavo io in Svizzera. Ah, comunque non era in Brasile. Ero venuto per battezzare una figlia di mio nipote Ciccio. Allora io ho fatto una procura per non entrare in Italia e gliel'ho fatta battezzare da mio figlio Pietro. Poi dal giudice istruttore ho saputo che avevo la dea alle calcagna. Quindi io sono stato tutto il mese. Anche in Svizzera? In Svizzera, poi in Francia e poi in tutto, sino alla condanna. E con gli stessi elementi che si trovano qua, signor Fre. Poi io ho fatto. Quale condanna? Lei forse si riferisce a. Alla... quella di Roma. Ah. Questo, l'elementista è uguale.
Io non sono venuto in Italia, io non sono venuto mai in Italia. Pertanto quando il giudice istruttore mi dice lei ha avuto la dea di dietro, siccome io non ho frequentato mai nessuno, non sono venuto in Italia, non ho avuto contatti con nessuno, quando sono venuto sono andato due volte in Svizzera dal Brasile a lasciare mia moglie perché stava male, quando poi veniva mio figlio e mio fratello ad incontrarsi con me, e c'era sempre mia moglie. E lì ho saputo che avevo la dea di dietro, quindi se io fosse partito dall'Italia, dice, beh, è stato qua dall'Italia e frequento così. Ma io partivo dal Brasile e non sono mai arrivato in Italia. Avevo la dea alle calcagna senza che avevo avuto frequenza con nessuno. Quindi ora devo supporre che questo è un regalo pure di Buscetta. Senta, lei nell'interrogatorio del 26 ottobre 84 che abbiamo letto, ha parlato di un regime di vessazioni da parte di... Vedete, questo era il più che diciamo era... Quando si vuole strafare, non era affatto, era il direttore di un carcere. No, che... lei ha parlato dei detenuti, compagni. Comunque i detenuti erano sempre detenuti a soldati, diciamo. Che tendono ad emarginarmi ed a mettere in giro sul mio conto sospetti di ogni genere, alimentati dalla connivenza di qualche funzionario. Non erano alimentati, erano creati assolutamente per... rendere la vita... E che cosa, come sua immaginazione, in che cosa... Ormai mi sono consigliato con l'avvocato, mi ha detto, dice, guarda, non è il caso di... Quindi, sì, ma sì. Lei a questa corte non vuole rispondere? No, siccome è stata una cosa chiusa, signor Presidente. Se è una cosa chiusa, per noi vorremmo avere delle delucidazioni. Una cosa è finita, se dovevo fare qualche cosa dovevo fare allora. L'avvocato mi ha detto, dice... Ma per sapere di che cosa si trattava, questa immaginazione... Non ho cose che... di cui non vuole parlare. No. Allora, lei deve dire qualche altra cosa? Ma se ha da fare delle domande è quello che desidero. Io sono 2 anni che aspetto questo momento. Senta, lei ha detto poco fa che pur di non rientrare in Italia ha fatto una procura per poter battezzare la figlia di suo nipote Ciccio. E l'ha fatta in Svizzera, sì. Ho capito bene? Sì. Perché in quel momento non voleva entrare in Italia e dopo qualche mese ha cambiato opinione entrando in Italia? Questo vorrei capire. Esattamente, perché avevo cambiato, avevo cambiato opinione. Guarda, cosa le ha fatto cambiare questa opinione? Esatto, allora, quando ritorniamo ora dall'inizio, facciamo... Quando io me ne sono andato in Brasile, non me ne sono andato per, necessità di soldi, me ne sono andato esclusivamente per tranquillità. Mi sono messo a lavorare nelle costruzioni, dove ho conseguito dei successi perlomeno per il mio poco favoloso. Poi nel 1980 io lavoravo solo. Il mio figlio maggiore, è vero, non ha voluto lavorare in quel ramo e si è messo a lavorare a fare il venditore di pietre semipreziose che fa il Brasile. E allora io a quell'età avevo avuto un infarto, già avevo 63 anni. Quindi da solo non mi sono sentito più di intraprendere, anche perché mentre prima da solo si poteva costruire in Brasile, poi è venuta una legge, è vero, che di questi edifici grossi si potevano fare solo mediante società. Quindi io avrei dovuto fare una società con altri, cosa che non ho voluto fare, anche perché ero più che soddisfatto. Perché questa legge, mentre prima, quando costruivo io, c'era il beneficio per sviluppare la costruzione, che la persona singola, costruendo un palazzo per ogni anno, era esente da tasse. Faceva la dichiarazione dei redditi, però non veniva tassato. Mentre la società, dichiarando, è vero, i redditi,
era tassata per il 33%, più poi il dividendo a loro volta veniva dichiarato come persona singola e c'era l'altra tassa. Quindi io ero esente di tutte queste storie, è vero. Poi è venuta la legge che praticamente ha abolito questa. Allora io dovevo fare una società, mio figlio non ha voluto sapere niente, io avevo, diciamo, ero anziano, vecchio, dico che cosa vado a fare? E quindi io mi sono ritirato, non ho reinvestito più là, perché là bisogna girare quando si tratta in una situazione del genere. Allora mio figlio, che fa il venditore di queste pietre preziose, semi preziose del Brasile, che sarebbero le pietre dure comunemente chiamate, sì, queste, sì. Topazio, acque marine, ametista, turmaline, queste. Allora io pensavo di fare una esportazione dal Brasile, praticamente avviare mio figlio in un lavoro più, diciamo, di grande soddisfazione. E ho preso contatto più di una volta in Svizzera, vero, con delle persone, sia con commercialisti e sia con persone del ramo di queste cose. E allora io, è vero, poi c'era un'altra cosa, che ho lasciato tanta proprietà e nel 74, quando me ne sono andato in Brasile, ho detto a mio fratello di vendere la mia parte per mandarmeli in Brasile. Mio fratello, siccome si è trovato coinvolto, che ci ha dato più noi che perdita, in una cooperativa, ci hanno sequestrato i beni. Ora noi li avevamo, ognuno per i fatti nostri, ma indivisi. Quindi la vendita non è stata possibile sino al 71. Allora io pensai, ora me ne vado in Svizzera e faccio, avvio mio fratello e vedo là di vicino di poter fare o atto di divisione con mio fratello o una divisione, è vero, in altra maniera, per agevolare la vendita di questi beni. E quindi pensavo io di fare in Svizzera questa situazione. Poi in un momento, siccome in Svizzera, avendo preso contatto con i commercialisti, io dovevo fare la società e doveva essere presidente, funzionari, consigliere, dovevano essere tutte persone svizzere e pagate. Nello stesso tempo io nemmeno potevo avere la residenza, ma solo la condiscendenza a poter entrare e uscire, con una spesa iniziale considerevole. Quindi un bel momento ho riflettuto e dico, ma perché io? Allora io dovevo fare un residuo di un anno e pochi mesi di soggiorno obbligato, perché i 5 anni che avevo avuto inizialmente, 6 mesi li avevo fatti, i 3 anni e poco di quelli del processo di 114 che avevo avuto la soluzione con formula piena dalla Corte d'Appello erano state sottratte. Quindi mi rimaneva da fare qualche anno e poco. E allora dico, ma perché io non devo fare questo anno e poco, è vero, di soggiorno e poi posso entrare ed uscire liberamente dall'Italia? Non è che io me ne sono venuto in Italia, è vero, definitivamente, perché la mia famiglia è là. Anzi, devo dire, è vero, che siccome nell'82 mio figlio ha frequentato medicina qui all'Università di Palermo, quindi io mi ero fatto il conto, dico, studiando a Palermo ritorno in Brasile, uno era già sposato in Brasile, quindi dico, beh, io a questa età mi levo questo cosa del soggiorno, avevo un anno e poco da scontare, e poi liberamente posso andare in Italia o ritornare in Brasile come e quando voglio. Insomma, questo era l'obiettivo e così ho deciso di andare al soggiorno direttamente come avevo fatto nel 71, direttamente dal Brasile al soggiorno. Però mentre nel 71 non c'era nessun Buscetta, è vero, nell'82 c'è stata la situazione, il perché, il per come e per quanto. La ragione è
questa. E io ho deciso all'ultimo momento di andare a scontare un anno e poco di soggiorno, esattamente per poter entrare e uscire dall'Italia e non fare la società in Svizzera, che era una pazzia affrontare spese enormi di quella maniera senza avere risultato. Nel periodo che lei è rientrato in Italia, la sua impresa in Brasile si doveva fermare? No, già mi restò dopo l'80 solo vendere. Era chiusa? L'impresa con... io ero. Sì, solo la vendita. L'ultimo cosa l'ho finito nell'80. Senta, qual era la sua sede di soggiorno obbligato? La prima... Quella dove si è recato, le ha detto mi sono recato direttamente alla sede di soggiorno obbligato. Sacile. Come? Sacile, provincia di Pordenone. Sacile, provincia di Pordenone. Sì. Quindi lei è stato arrestato come contravventore o ha avuto delle ripercussioni sotto questo profilo giudiziario? No, in un secondo tempo. Poi... Dopo, sono, diciamo, quando mi trovavo a Sicilia, ci sono stato 2 mesi, è vero, la Cassazione, che io non sapevo io pensavo che era definitivo lo sconto che mi era stato fatto, mentre era la Corte d'Appello che mi aveva accordato di scontare il carcere, è vero, che avevo fatto a scomputo del soggiorno. Poi la Cassazione, mentre mi trovavo a soggiorno, è vero, arriva perché la Cassazione aveva, diciamo, annullato tutto, pertanto io dovevo rifare 4 anni e mezzo di soggiorno. Allora io ho deciso, dico, ma se devo stare 4 anni e mezzo, anche perché stavo malissimo, se io bevo. E così ho tentato di raggiungere un'altra volta il Brasile, cose che non ci sono riuscito. E l'ha tentato con? Cosa ha fatto? Me ne sono andato, ho abbandonato il soggiorno. E dove è stato arrestato? A Fregonovo, in Reggio Calabria. E per andare in Brasile da Sacile passava da Reggio Calabria? No, in Brasile era andato a... Faccia capire un po' questi suoi movimenti. Sì, comunque era andato mancanza di amicizia e cose, era andato a frontiera sia a Chiasso che a Ventimiglia nella speranza di trovare qualcuno pagandolo, è vero, di potermi passare alla frontiera, cose che non ho trovato. Allora ho girovagato, è vero, per un, non so se sono stati 15-16 giorni. Dopodiché io stesso sono ritornato ho detto, guarda, 15 giorni addietro ho lasciato il soggiorno, ora ritorno qua perché sono soddisfatto. Quindi in Calabria, si è presentato ai carabinieri della Calabria. Esatto. Ma non aveva un fratello qui a cui rivolgersi per essere aiutato? Il mio fratello era stato arrestato. Era già arrestato. Senta, ma le sue terre, i suoi possedimenti in Sicilia, dove erano, in quale territorio si trovava? Si trova nel territorio di, comunque sempre nella zona San Giuseppe, San Ciperdello, Roccamena. Come territorio, vedi, c'è il territorio di Monreale che a volte è... Sì, arriva. Si arriva, quindi... Senta, lei conosce Bernardo Brusca? Sì. La sua conoscenza quando risale e da che cosa? Da quando era piccolo, quando era paesano, è vero. Zazza Michele lo conosce? Può dire dove l'ho conosciuto? Dove e in che occasioni, se lo frequentava? Perché... No, non lo frequentava, nessuna frequenza. Quando era soggiorno obbligato a San Giorgio a Cremano e abitava in una strada che era vicino Portici, praticamente era a 50 metri dove abitava la famiglia di Zazza. Allora là c'era la spesa, il fruttivendolo, il carnezziere, praticamente batte oggi, batte domani, ci siamo, diciamo, conosciuti così. E dopo questa frequentazione obbligatoria, diciamo, dopo e poi ci siamo visti dopo poche volte. E si è sentito per telefono altre volte con Zazza? Mai. Dopo, se vuole sapere, la volta che è stata fatale, è vero, avevo io un appuntamento con mio nipote Alfredo Buono, è vero, per lui mi voleva Alfredo? Parlare. Buono. Mi voleva parlare, allora dice andiamo a mangiare. Ho detto guarda, mangiamo qua stesso in hotel perché non mi sento di andare nel suo ristorante. Più forte non si sente. Mi ha invitato ad andare fuori a mangiare. Io ho insistito
di mangiare nell'hotel stesso che c'era il ristorante. Lui mi dice, sai, c'è Zazza che ti vuole salutare perché sa che tu devi venire. E così io mi sono convinto di andare a incontrare sto Zazza, dove poi è successo tutta una storia perché eravamo seguiti. E diventò un sommet. Da allora, diciamo, io penso di sospendere, riprendiamo nel pomeriggio, anche perché l'imputato si stanca poi ovviamente, no? Mi pare. Mi sospendiamo e riprendiamo alle ore 15 l'interrogatorio dell'imputato. Allora riprendiamo l'interrogatorio. Mi scusi se insisto su un punto che non ho chiaro. Quando lei ha saputo la notizia che anziché un anno e pochi mesi di soggiorno obbligato avrebbe dovuto, per decisione della Cassazione, scontare 4 anni e mezzo, ha deciso di scappare dall'Italia e darsi alla latitanza, ritornare in Brasile. Mentre, cioè, cosa le ha fatto nuovamente cambiare opinione? Questo non ho capito. Non sono riuscito ad andare fuori dall'Italia. Quindi si è costituito perché non è riuscito ad andare fuori dall'Italia. Non ha trovato amici che potessero aiutarlo. Esatto. Lei non ha cercato amici a Palermo? Ma non avevo cercato. Non avevo a chi disturbare né a chi pregare. E la scelta di Reggio Calabria o di un posto vicino? Reggio Calabria è stato, è vero, non è che è stata scelta, è stato in un momento, vero, per dire, di disperazione, là mi trovavo e là, come poteva essere in un altro posto, era uguale. Non perché abbia una particolarità su Reggio Calabria. Senta, poteva essere in qualunque altra parte d'Italia. È stato il momento per dire, ma che vado a fare, che vado ancora girando così, sballottata a destra e a sinistra. Lei ha conosciuto Giussani Renato? No. E ha soggiornato all'albergo San Gottardo in Svizzera? Io sì. Nel luglio 1982? Può darsi. I suoi numeri telefonici di San Paolo ce li può, cioè se li ricorda, ce li può dire? Dunque, deve essere 256 1214, mi pare. Giusto? Guardi, quello che risulta a noi, vorrei sapere se quello è 258 1214. Allora, 258 1214. È esatto. Poi, questo numero? Sì, questo qua sì. Poi ce n'era un altro 259 7679. Esatto, questi esatto. Due sono proprio di casa mia. Questi. Allora, questi sono i due numeri che corrispondono alla sua utenza telefonica in Brasile, a San Paolo. Perfetto. Lei a questi numeri ha ricevuto delle telefonate dall'Italia, dalla Sicilia, da parte di suo fratello o da altri nel periodo giugno-settembre del 1982? Da mio fratello sicurissimo. Lo sono, le stesse telefonate penso che le avranno contestate nel processo contro Bono Alfredo più sì. 159, almeno così partiva. Perfetto. Esatto. Sì. Siccome noi non abbiamo agli atti acquisito alcunché la parte dibattimentale di questo processo, sì, vorremmo sapere lei, in relazione a queste contestazioni che le avranno fatto, penso, non so, voglio sapere qual è la sua posizione di difesa. Le relazioni sono queste: con il mio fratello ci sentivamo spesso, e per così, e anche per comunicare sempre questione di, perché io puntavo sempre, è vero, di avere sbloccata la proprietà per svenderla. Ora, dal 74... La proprietà, scusa? La mia proprietà qua, per venderla. È vero, perché lui era con quella cooperativa, è vero, non si poteva muovere.
Pertanto, più di una volta è capitato che si è venduto un pezzo di proprietà e poi l'hanno ritornata esattamente per questa situazione. Poi abbiamo venduto una casa a San Giuseppe Ato, la stessa fine. Quindi di telefonate ce ne sono state parecchie e di tante e tante cose, rendo l'idea. Ora, dove queste telefonate, è vero, non si arriva a capire, si ci dà una interpretazione, secondo il momento. Ieri l'interpretazione era che io lasciavo San Paolo per andare a vendere droga, è vero, sino al punto di essere condannato per l'associazione per il traffico di stupefacenti. Non so, queste telefonate ora servono a Buscetta per dire che finalmente ha trovato la chiave di tutte le telefonate, perché io ho lasciato il Brasile esattamente per non cooperare, per non imbrattare, è vero, di le mani di sangue di un amico. E per ora è questo. Più là. Allora ci dia lei l'interpretazione autentica di queste telefonate. Ma le interpretazioni sono parecchie, svariate. Le telefonate sono. La sua, la verità. No, le telefonate sono la verità, che può essere che con mio fratello, è vero, i discorsi sono state tante. È vero, in tutto questo lasso di tempo, è vero, che come si fa a ricordare tutte queste cose? Ma questa è la situazione. Allora, e non è che c'è una telefonata per possiamo dire... fare un esempio, se non le dispiace. Sì. Una telefonata del 30 luglio, Alfredo, cioè suo nipote buono Alfredo, sì, parlando con lei, e si è certi che si parla con lei perché si è fatta quel numero che lei ha detto che corrisponde alla sua utenza. Sì. Le dice, cioè lei chiederebbe, ma che c'è, cose da rompere? Al che Alfredo risponde, cose vero da rompere ci sono. Riprende ancora la conversazione tra i due fratelli e Antonio chiede se ha venduto quelle cose. Cocò risponde negativamente perché Basile si trova in villeggiatura ed altre cose. Ora, queste cose da rompere che le riferisce buon Alfredo, nel nostro... Aspetta un momento, un attimo. Avvocato Campo, la linea. Può essere una battuta che di numero? Scherzo. Scusa Presidente, in ordine a queste contestazioni desidero sapere se per ora sono contestate le trascrizioni effettuate dalla polizia oppure le trascrizioni che sono state effettuate successivamente, perché guardi che c'è una notevole divergenza tra le une e le altre. Quindi desidero sapere questo. Allora, io mi riferisco, siccome agli atti noi abbiamo soltanto, e lei lo sa, quelle... Un rapporto della Criminal Poll? No, il rapporto. Abbiamo agli atti la trascrizione. Allora, Presidente, ci opponiamo a questo perché queste trascrizioni sono risultate infedeli dalle successive perizie effettuate nel corso del processo avanti l'autorità giudiziaria di Roma. Quindi queste sono inesatte. D'accordo. Ecco, dobbiamo farlo presente questo. Sì. Presidente, mi scusi, io chiedo l'acquisizione appunto delle trascrizioni peritali. Allora ci riserviamo su quelle a fare. Sì, magari poi ci riserviamo su quelle, perché appunto sì, abbiamo senso, il rapporto sopra. Senz'altro. Senz'altro. Sì, sì, sì. Ma io richiedo appunto l'acquisizione di queste trascrizioni peritali. E noi altri abbiamo allora... domande su quelle trascrizioni. Il procedimento penale a Roma contro Alfredo Bono e altri. Allora, chiede l'acquisizione delle trascrizioni peritali relative delle... al procedimento penale contro Bono Alfredo più 159, non è contro Bono, qual è il blitz di San Valentino? C'è l'avvocato Lino che è informato. Amendolito è il capo... Allora, Amendolito più... Però il rapporto fa carico, il rapporto riguarda, questo che abbiamo agli atti, un procedimento penale contro Bono Giuseppe più 159. Ah, partiva così e poi fu modificato in Amendolito più 35, vabbè. Va bene, allora precisiamo in questo modo. Allora, contro Amendolito più 35. Acquisiamo i pareri delle parti civili. Si associa alla richiesta del proprio ministero e anche alla difesa. Va bene, allora la Corte praticamente può disporre senz'altro l'acquisizione di tali atti a Roma, in Corte d'Appello. Allora,
alla Corte d'Appello di copia delle trascrizioni peritali, diciamo, è vero? Sì, copia delle trascrizioni peritali relative alle intercettazioni telefoniche sulla utenza del Salamone Antonio. O comunque concernenti il Salamone Antonio, perché può essere che sono, sì, perché può essere che riguardano il fratello Salomone o Nicolò comunque, o Alfredo Bono. Sì, o comunque, sì, perché in realtà non sono sull'utenza di Salomone Antonio. Sì, sono sulle utenze del fratello e del nipote. Del fratello o comunque di colui che dialoga col Salamone. Lei conosce qualcuno che è soprannominato Ucurtu? No? Se non dice no, non si sente. Il cenno della testa non riusciamo a registrarla ancora. No. Non è vero che Buscetta ha partecipato alle sue seconde nozze a Palermo? No, signore. Perché lei non l'ha invitato o perché non lo conosceva allora? No, non lo conoscevo, nemmeno sapevo l'esistenza. Quando si sono svolte queste sue nozze? Nel 62, verso metà del 62. Lei non si è recato mai negli Stati Uniti? No. USA? No. Negli Stati Uniti ci sono andato nell'82. Nell'82? Nell'82. Prima di quell'epoca non c'ero mai stato. Ha appreso mentre si trovava a San Paolo in Brasile dell'uccisione di Stefano Bontade e Francesco Inserillo? Quando attraverso il giornale, certo, prendeva il Corriere della Sera. E in relazione a questi fatti ha fatto qualche telefonata a Palermo? Nessuno. Nemmeno con suo fratello ne ha parlato? Nessuno, perché ne dovevo parlare? No, dico... Parlava, lei ha detto che comunque, parlava frequentemente con suo fratello, sì, anche per i suoi affari. Io non è che parlavo per tutte quelle che disgraziatamente ci capitano, è vero, non c'era motivo. Suo nipote Bonalfredo non è detto il lungo? Ma non lo so io. Non lo sa? No. Conosciuti i Contrera o i Caruana? No. Non è mai stato in Canada? No. Pubblico ministero, parti civili e pubblico ministero? Domande, sì. Numero? 85. Avvocato dell'Aira dell'Avvocatura dello Stato. Vorrei ritornare un momento ai dati che l'imputato ci ha fornito circa gli elementi che gli consentirono di conoscere Buscetta, cominciando innanzitutto col richiederle di domandare all'imputato in quale data conobbe Buscetta. Io glielo ho chiesto. Sì, comunque glielo possiamo ridomandare. Ha sentito la domanda dell'avvocato? Sì, è stato nel dicembre del 1972. Esattamente, cioè quando Buscetta venne detenuto per la prima volta a Lucciardone a Palermo. Quando Buscetta gli richiese cortesemente di battezzare il figlio? Ma questo dopo alcuni mesi, vero? Non sapevi... Dopo alcuni mesi più o meno quanto tempo? Ma non saprei precisare, ma in ogni modo che cosa posso dire? Due mesi, tre mesi? Ho capito. Due mesi, tre mesi? Dopo che lui... Dopo che ci siamo visti. Dopo averlo conosciuto? Sì. Ma lei prima non l'aveva mai visto? No. Sì. E come avrebbe potuto battezzare il figlio se lei era detenuto? Come? Come avrebbe fatto a battezzare, a essere padrino di battesimo del figlio se era detenuto? Se era? Detenuto, lei era detenuto. Ah, tramite il fratello, è vero, che mi doveva dare l'indirizzo. Sua moglie era avvisata, è vero, e io dovevo andare a trovare sua moglie in Brasile e la organizzare il battesimo. Ah, quando usciva, cioè nel 74, quindi lei aveva già detto a Buscetta che aveva intenzione una volta scarcerato di trasferirsi in Brasile? Di trasferirmi in Brasile perché ne ero cittadino, era facile. Quindi il bambino praticamente sarebbe stato battezzato all'età di circa 3 anni?
Vabbè, grazie. Non sappiamo poi quando è stato battezzato, perché una volta che... è nato certamente in epoca prossima al dicembre 72. Esatto. Il battesimo si sarebbe fatto nel 74. Poi, può darsi che l'avranno battezzato a 8 anni. Ma no, gliel'ha chiesto. No, non mi pare che sia molto coerente questa risposta, Presidente. Vabbè, scusa. Altre domande? No, nient'altro, grazie. Pubblico Ministero? Sì. Volevo sapere se conosceva Greco Michele. Greco Michele? No. Barbarossa Nunzio? Barbarossa Nunzio, devo dire la verità, l'ho conosciuto a Parigi. Prima di quell'epoca non l'avevo mai visto. E che rapporti ha avuto con lo stesso? Niente. Rapporti di niente proprio. Una sera tramite mio nipote Alfredo Buono ci siamo incontrati al ristorante. Né l'avevo visto prima né l'ho visto dopo, o perlomeno l'ho visto quando si stava celebrando il processo. Dico, lei ha detto che non conosce Trera Pasquale. Sì. Può essere che ne ha parlato con Barbarossa Nunzio? No, sì. No. In che albergo alloggiava normalmente a Parigi? In quale albergo scendeva lei? Ma a Parigi io ci sono andato 2 volte. Uno era a Meridian. E la seconda volta, che ora mi ricordo, mentre nell'altro interrogatorio, non mi ricordavo. Il meridiano era completo, e loro stessi mi hanno trovato una stanza al Salazar Hotel. Fred Meridian. Castronovo Francesco lo conosce? No. Frank Polizzi? No. Frank Casamento? No. Neanche. In quale anno ha preso la cittadinanza brasiliana? Nel 70. Quindi antecedentemente al 70. Ora vorrei ritornare un minuto al momento della costituzione da parte dell'imputato. Lei ha già esaurientemente risposto al consigliere Alatere circa questa costituzione. Lei è andato a trovare qualcuno ad Africo prima di costituirsi? Dove è andato lei in Reggio Calabria? Vede, 3 giorni prima, ma sarebbe... No, c'ho un... Sarebbe una cosa che ormai è stata già macinata e rimacinata. Io penso che non sarebbe il caso, vabbè, se poi ritiene che vuole che risponda... No, dico, quando si è costituito dinanzi al maresciallo dei Carabinieri... Sì, qual è la domanda? Vediamo... Se aveva frequentato qualcuno ad Africo prima di costituirsi, se aveva frequentato qualcuno, no. Assolutamente no. Questa era la domanda, o perlomeno qualcuno che non so chi sia. È logico che sono stato là 3 giorni, quindi era di là, se non era di Africa, era di là vicino, un altro paese, ma che non saprei assolutamente chi vive. Poi lei si è costituito esattamente dove? Ad Africo. Ad Africo, esatto. Quando si è presentato alla caserma dei Carabinieri, perché si è costituito presso i Carabinieri, no? Sì. Quando si è presentato, lei ha chiesto al maresciallo comandante della stazione di far finta di averlo incontrato in mezzo alla strada? No, risponde alla domanda. Ma poi il brigadiere non era maresciallo. O brigadiere, insomma il comandante interinale della stazione. No, assolutamente. No. Io chiedo alla Corte che venga citato l'allora comandante interinale della stazione dei Carabinieri su questa circostanza, per favore. Cioè se al momento in cui si è costituito lui ha chiesto come favore al comandante della stazione di far finta di averlo arrestato in mezzo alla strada. Allora, questa è una richiesta che rivolge alla Corte. Possono interloquire le parti, evidentemente. Sì, certo. Parti civili si associano a difesa. Se c'è un verbale di costituzione, un processo verbale, io credo che quello faccia fede. Se in quel verbale non vi è indicata questa circostanza, mi sembra superfluo citare il verbalizzante per riferire questa frase a me, che poi potrebbe essere spiegata in mille modi. Quindi ci mettiamo alla Corte. Vabbè, la Corte si riserva. Ho finito io, Presidente. Ah, l'istanza. Precisiamo nuovo l'istanza per... Sì, cioè di citare il comandante interinale della stazione dei Carabinieri di Africo, presso cui si è costituito l'imputato Salomone Antonio,
onde chiedere se l'imputato ebbe a pregarlo di attestare che l'arresto la corte dice, io ho la mia richiesta di istanza di sentire. Scusa? La mia è un'istanza volta a ottenere un test qui per delucidazione, poi la corte è sovrana. No, avvocato Campo. Signor Presidente, l'imputato ha già parlato di aver svolto l'attività di costruttore in Brasile. E se la Corte ritiene, vorrei che gli si chiedesse quale tipo di attività ha svolto in concreto, quale palazzo ha costruito. Sì, io gliel'avevo chiesto, comunque lui ha fatto, ma può essere più dettagliato rispondendo al suo difensore. Nell'ultima fase, cioè dal 74 in poi all'82, ho costruito diversi palazzi. L'ultimo proprio è stato un edificio di 30 appartamenti. Sì, continui. Sì, esattamente a Rua Pará, dove abito io. Appartamenti che sono ubicati in una zona da poter paragonare, però tenendo presente che Palermo su 600-700 mila abitanti, mentre San Paolo 10 milioni, 12 milioni. Comunque l'ubicazione su per giù è come si può considerare come a zona di Notar Bartolo. Questo è stato l'ultimo edificio costruito io di 30 appartamenti. Devo precisare una cosa che mi ero dimenticato. La società che volevo fare per l'esportazione delle pietre semipreziose dal Brasile, davvero, e volevo fare in Brasile e Svizzera, la società io l'avevo costituita già e ce l'ho in possesso. Cioè all'atto costitutivo della società. Società. E dove l'ha costituita? A San Paolo? A San Paolo, esatto. Era stata già preparata perché nell'intenzione c'era esattamente di... E tra chi si è costituita, si era costituita questa società? Tra me e mia moglie. Ah, tra lei e mia moglie, poi eventualmente sarebbero entrati i miei figli dopo l'attuazione, diciamo, dopo l'attuazione. Va bene, l'avvocato Campo. Chiedo scusa, se la Corte volesse chiedere all'imputato se Buscetta conosceva Greco, credo Salvatore, comunque Cicchiteddu. Se gli... Ha sentito la domanda, risponda pure. Cicchiteddu di Greco me ne parlava quasi sempre. Chi? Buscetta. Durante il periodo di detenzione, vero, di Cicchitella ne parlava sempre. È vero. Com'era? Eravamo cugini, ma ci conoscevamo pochi. Come ho detto, due o tre volte ci siamo visti. Con Cicchiteddu. Con Cicchiteddu. Ora, loro erano amici intimi, tanto che ne parlava continuamente e spesso. Poi sì, aveva una specie di dispiacere, è vero, date le previsioni sue di rimanere in carcere per lunghi anni, chissà quando avrò la possibilità di rivederlo. E poi diceva, l'ultima volta ci siamo visti, anzi siamo stati un po' di mesi, 4, 5, 6 mesi, nel 70 siamo stati assieme. Nel 70? E poi altri, diciamo, ma in ogni modo ne parlava spesso che erano ottimi amici. E dove sarebbero stati assieme nel 70? Non saprei, direi diciamo una bugia. Perché il Cicchiteddu... E, mi pare che risultasse che si è allontanato nel 63, se io non dico da Palermo, può darsi che si siano visti altrove. Non comunque so. Questo glielo disse in carcere. Sì. Ne parlava spesso, aveva proprio dispiacere, chissà quando, perché proprio non aveva una devozione, chissà quando sarò in condizione di rivederlo. Se ne parlava, nel carcere gira e rigira. Si immagina sempre qualche cosa. Avvocato Campo, non ha altre domande?
Nessuna. Sì. Avvocato Fileccia. Presidente, a pagina 6809 della ordinanza di rinvio a giudizio si legge testualmente. Ha riferito... Lei nell'interesse di quale suo difeso? Quale, Presidente? No, lei, dico, nell'interesse di quale... Questa specifica domanda? Sì. Di Rina Salvatore. Ah. Sì, avvocato Fileccia, lo vuole dire per favore il suo nome? L'ho già detto. Ah, l'ha già detto. Lo ripeto, avvocato sì. Fileccia. Sì. Presidente, a pagina 6809 della ordinanza e la sentenza di rinvio a giudizio sì. È detto testualmente, ha riferito ancora Tommaso Buscetta che nello schieramento opposto che si andava delineando tra le famiglie di Cosa Nostra, Salamone propendeva per quello facente capo a Stefano Bontate, tanto da garantirgli il suo appoggio dopo che il principe di Villagrazia avesse, come era sua intenzione, attuato il proposito di fare uccidere Totò Riina, esponente di spicco del clan dei Corleonesi. Questa è la proposizione contenuta nella sentenza ordinanza. La mia domanda è questa. Cosa può dirci il signor Salamone in linea di massima? Ha già negato questa circostanza. Ma io, siccome questa proposizione forma oggetto di motivazione della sentenza ordinanza di rinvio a giudizio, io desidererei che il Salamone specificatamente smentisse o meno la circostanza, cioè è vero quello che assume Buscetta, perché il giudice riporta in questa motivazione l'assunto di Buscetta, almeno così sembra. Allora io desidero sapere, il signor Salamone smentisce questa circostanza, cioè che lui propendeva per questo fantomatico schieramento, eccetera, eccetera, e se smentisce altresì che il principe di Villagrazia, cioè Stefano Bontate, avesse intenzione di uccidere Totò Riina. Sì, veramente è a pagina 6810 e 6811, ma questo non ha nessuna importanza. Così nella copia c'è scritto. Sì, ma una copia sola, può essere che ci siano più copie con diversità di pagine, ma no. In ogni modo, lei ha sentito la domanda dell'avvocato? Ho sentito e sconosco, è vero, queste fatte in una maniera assoluta, solo le ho apprese leggendo dopo l'imputazione. Sono tutte fatte parto della fantasia di Buscetta. Benissimo. Va bene, Presidente. Allora, grazie. Le domande erano... l'avvocato Mormino. Semplicissima, l'avvocato Mormino per Stefano Fidanzati. Io desideravo sapere al signor Salamone, se lei lo ritiene opportuno, se ha mai conosciuto Stefano Fidanzati. Se sa chi sia, se ha notizie da darci. Ha sentito la domanda? Non lo conosco. Non l'ho mai conosciuto. Alla cella 15 c'è qualcuno che vuole parlare? Sì, il microfono alla cella 15. Signor Presidente, sono Giovanni Bontate. Siccome in questo momento in aula non c'è nessuno dei miei difensori, la volevo pregare se poteva domandare al signor Salamone se mi ha mai conosciuto e o se è vero che ha riferito delle cose sul mio conto su contrasti tra me e mio fratello e signor Buscetta. Sempre se lo ritiene opportuno, signore. Grazie. Sì. Allora, risponda pure alla domanda. La domanda è che il signor Bontate, Giovanni, non l'ho mai conosciuto. Dei discorsi che fa Buscetta tra i due fratelli, per me sconosciuti. Grazie. Stefano Bontate, lei l'ha conosciuto, il Stefano fratello? Stefano Bontate era imputato con me nel processo di 114. Sì, l'ha detto stamattina. Oh. Con tutto ciò eravamo in sezioni diverse. Io l'ho conosciuto nell'infermeria dove lui è stato 10-15 giorni. Diversamente non l'avrei conosciuto perché eravamo, come ho detto, in sezioni differenti. Io il processo non ho presenziato, pertanto l'ho visto in quei 8 giorni e non l'ho più visto, e né lo conoscevo precedentemente. Va bene, allora se non ci sono altre domande... Ah, c'è una domanda.
Che numero? 38. Avvocato Reina, difensore di Bono Giuseppe e Bono Alfredo. Premesso che Buscetta ha affermato che la parentela tra Salomone e i fratelli Bono è un'invenzione, può il signor Salomone precisare se è parente con Alfredo e Giuseppe Bono e come è strutturata la parentela? Precisi pure. La parentela tra me e Bono è: suo padre, Tommaso Bono, e io eravamo figli di sorelle. Quindi loro sono figli di un mio primi cugini. Voi primo siete primi cugini col padre. Lei era primo cugino col padre di Tommaso. No, col padre di questi. E col Tommaso stesso. Col Tommaso. Quindi è Tommaso il padre. Poi, a rafforzare questa parentela, dal 42 sino al 52, quando lui è morto per una disgrazia automobilistica, quindi siamo stati 10 anni assieme in una società di vini e formaggi all'ingrosso qui a Palermo, esattamente in via Lascarsi, vicino al tribunale. Per 10 anni loro andavano a scuola, è vero, quindi venivano a trovare suo padre spesso e sovente. E questa è la parentela e i rapporti che abbiamo avuto con il padre e i figli. Altre domande ce ne sono? Nessun'altra? Allora può essere riaccompagnata.